posso parlare? Posso? Mi lasci? Siamo in 100.000 ragazzi e non c'è nient'altro da dire. Grazie mille per i 100.000 iscritti. 100.000 iscritti. Voglio fare una challenge che è fare backflip con una bici che possono comprarsi tutti a poco. Quindi siamo venuti di ipermarket, supermarket più famosi, come vedete alle mie spalle. Adesso step 1 è comprarsi una cavolo di bici. Era secoli che non entravo. Perché tanto la spesa la fai mia mamma, io abito con mia mamma. La cosa più difficile in un supermercato così è proprio trovare le bici, devo dire. Oh, le ho viste? Questa è un po' rischiosa. Bella anche questa. Stavo guardando anche quelle piccole, perché in realtà io non comprerò solo una bici, ma ne comprerò tre. Perché una la userò per fare backflip, le altre le voglio donare, le voglio regalare a chi ne ha più bisogno. Regalerò anche quella con cui farò backflip, se non si distrugge, se rimane intatta. Però vogliamo regalare queste bici perché, sapete, è un periodo un po' così. Già, diciamo, in generale ci sono bambini sfortunati che non possono permettersi una bici. Vogliamo regalare tre bici a chi ne ha più bisogno, soprattutto in questo periodo di difficoltà. Abbiamo la nostra flotta, paghiamo e andiamo. Oppa! Mamma mia, un guaglio, ma tu sei un capo del cielo. Ma chi ha reso possibile l'acquisto di queste biciclette oggi è lo sponsor di questo video, che è Ride Shadow Legends. Questo famosissimo gioco fantasy è un free to play che è disponibile sia per PC che per mobile, e vi lascio il link in descrizione. Allora, oltre ad essere il gioco preferito di Alboreto, che mi ruba il telefono per giocare quando io devo fare le cose serie, mi piace molto perché appunto in quarantena si può giocare con gli amici, e poi ha un tutorial molto intuitivo per giocare anche per i boomer come me. Ah, ma aspetta, ma qui c'è il tasto auto? Ah, e praticamente combattono da soli? Ah, quindi io lascio quel telefono, guadagno punti di esperienza e tanto li faccio usare con gli amici. Questo mese inoltre Ride ha appena rilasciato il suo più grosso aggiornamento, la Doom Tower, una gigantesca torre di 120 piani con stanze segrete e 12 boss da battere. Inoltre ragazzi, per Natale ci sono dei contenuti inediti e dei personaggi speciali come Sir Nicholas e Rain Beast. Ricordatevi, c'è il link in descrizione, affrettatevi a scaricarlo, e soprattutto se sei un nuovo giocatore avrai gratis, cliccando qui in alto, il campione del Void Bulwark, 50 gemme, un moltiplicatore di esperienza, un po' di ricarica per l'energia e perfino una gemma attiva. Forse è meglio stringerlo adesso, sterzo, qui di provarla. Porca. Speriamo che non acceleri troppo. Primo test ragazzi, in discesa downhill. Ragazzi, siamo giunti al primo test di questa bici, perché prima di flipparla dobbiamo un attimo testarla, metterla alla prova, vedere come reagisce al poi passiamo alle cose estreme con un bel backflip. Osserva il cambio. Oh, vai, compi tuo destino. Oh, oh. Adesso ragazzi testeremo la discesa più ripida della Brianza. Freestyle! Vai champion! Ho già rotto un pezzo di... No! La forcella quando fai quei bagnoppini lì, cioè... Non ci suoni. Direi che... Test... Check. Fatto. E approvato. E adesso? Ci trasferiremo al Monza Pizza Bike Park per portare a termine la nostra impresa da champion. Sto facendo un video! E va! I limoni, signora! Signora, i limoni, signora! Guarda dove siamo. Quanto scivola la pump track, in furo. Ecco, vedi, hai sentito? Quanto scivola la pump track oggi, giorno perfetto per testare. Ivo, cosa pensi di questa? Inchia, figa. Codigel. Cioè, poi Hogan. Hogan, esatto. Hogan è da ricco. 2021. No, alla fine non abbiamo neanche fatto... Cioè, ne abbiamo altre due. E non le abbiamo neanche unboxate un attimo. Allora, queste due sono nettamente migliori di quella. Però non le useremo perché, ragazzi, vogliamo tenerle buone per donarle, in modo tale che almeno queste due sono di sicuro a posto. Quelle li vediamo se rimane intatta dopo l'impresa. Vieni, vieni, che ti tolgo le pellicoline. La pellicolina dell'iPhone. Porca. No, però, dai!
senti, senti. Dico. E tra l'altro, attenzione. Particolare, super interessante. Pedali già inclusi. Velocizziamo lo spellicolamento. Vada, 1, 2, 3, via. Ah, un minuto. Istruzioni. Un minuto. No. Vai. Oh, ma come sei lento a bruciare? Oh, mamma mia. Guarda qua, lo carico. Il tocco di cla. Madonna, ma. Cosa, questa è veramente. Dove la porta dove andare a girare? Passa. Ma poi che fa lo scarico? Il DB Killer. Questa. Perché c'è il tappino piccolo, questo è il DB Killer. Abbiamo tolto il DB Killer, ragazzi. Vai, adesso accendeva, senti che cambia il suono. Vado veloce, veloce o lento? No, piano, piano. Oh, no, che male. Allora, vattene quel tappo là. Ma è ronco. Adesso le abbiamo veramente finite di montare, perché il montaggio ha richiesto veramente ore. Cioè, questa qui a me. Queste due mi piacciono un sacco, mi danno proprio l'idea di solidità. È un peccato non poterlo dare. Fatemi saperne magari nei commenti se per un prossimo video dovremmo magari comprare un'altra di queste bici proprio piccoline piccoline e provare a farci qualcosa. Con anche... Prendetelo! Lui! Copriti la faccia, mi nascondi! La luce del sole! Ragazzi, io ti ho già fatto un giro con la bici da bambino ai miei tempi e ne ho già pagato le conseguenze. Un arboretto è riuscito a rompere una pianta. Mi vesto, mi proteziono e si inizia a provare a prendere un po' di confidenza in Pantrac. Poi vediamo se il backflip avverrà. Vediamo se riusciremo a donare anche questa bici. Tu non scappi, bastardo, eh. Io ve lo dico, lo faccio flippare con questa bici sul bag per vedere un'alborettata suprema. Ma voi dovete 20.000 mi piace, arboretto ritorna su una bici da bambino. La facciamo il confronto bici da bambino piccolo, bici da bambino piccolissimo, Toto arboretto. Ah, la gara, figa, faccio la gara, ragazzi, 20.000 like. La cosa più inquietante è che le mani non devi tenerle qui, perché se le tieni qui rischi di cambiare. Devi tenerle molto in esterno, perché così tieni la manopola. Però il problema è che, come vi ho fatto vedere, questa manopola. Un primo salto. Vado, Albi. Vai. Campione! Albi, adesso dimostriamo che si può essere stilosi in pump track con questa bici. Stiloso! Cioè, cosa più performante devo dire che la forcella. Ma in realtà sai che, detto il fatto che è molto impostato in avanti, però funziona. Ho provato di peggio, devo essere sincero, eh. Questo ci dice che, ovviamente, avere una bici bella fa la differenza. Ma quando uno non ha la possibilità, anche avere una bici del cavolo al supermercato non ve la consiglio, per saltare, perché non sono fatte proprio per fare queste cose. Però se proprio uno non ha altre possibilità, proprio l'ultima chance. E ci si diverte lo stesso, ragazzi. Adesso, siccome ovviamente non siamo dei piscioni, apriamo direttamente il mulch dritto e poi vediamo di flippeggiare. Magari ne facciamo uno sul bag, giusto per evitare cadute inutili. Madonna. Che secca da davanti. Però ha fatto proprio stock. Dire questo bellissimo atterraggio, è meglio non fare così tanti salti sul duro in queste dimensioni. Via il dente, via il dolore. Quindi iniziamo a fare un flip sul back. Se viene subito, buttiamo subito sul duro. Sui due tappini, ragazzi, c'è scritto good e anche di qua good. Perché, ragazzi, forcella è good good. Ormai è arrivato il momento. Vediamo se sopravvive, se possiamo donarla ancora. Andiamo su mulch. Vai, go. Siamo giunti al momento fatidico. La tensione un pochino c'è. Non mi fido troppo della bici. Ma 100.000 iscritti, questo è altro. E soprattutto la bici deve rimanere intatta, perché dobbiamo regalarla. Dai, Chicco. Dire che non è così difficile, vi assicuro. Magari ho deluso le aspettative di hype. La cosa che inquieta, la forcella lì davanti non è che ispira così tanto quando si comprime tutta in rampa. Ma soprattutto così. Però per rendere un po' dinamico, però
Ragazzi, abbiamo i contendenti. Vabbè, Ivo lo conoscete, Fede Borro, anche lui gira già un po', anche lui flippa. Ma siamo lì. E poi ragazzi, il primo, primo contendente. Non vale provarla in pump track, no, no, diretto roll-in, roll-in e flippa. C'è del disagio nella mia mente in questo momento. Ah, ok. Non ci credo, non ci credo. Toto, non mai fatti di fare il flip. Ma fa mucca. Non ci credo, ma l'ho perso. Ma c'è sopra. La terza volta è quella buona. Ok ragazzi, il secondo contendente è arrivato, il nostro Ivido. Voi non potete capire, cioè. Passa lo scettro al signor Federico. Attenzione a giocarli. Sam e Nook su una Hogan praticamente. È caduta la catena. La bici, una bici combatta al gigante. Che si può flippare in reggia così tanti flip. Albi, gigante qua, Applauso al gigante per fare delle bici che si flippano, ragazzi. Sfida può essere conclusa, adesso gli diamo una bella sciacquata. La ristringiamo tutta, è meglio ricontrollarla. Ed è pronta per essere donata. Sì, buongiorno, io vorrei donare 3 biciclette. Farai felice 3 bici. Ragazzi, abbiamo consegnato quindi le bici alla società San Vincenzo De Paoli a Monza. Le bici verranno poi consegnate prima di Natale per far felice qualche bambino. Siamo felicissimi di essere riusciti a portare a termine la nostra missione. Però, voi direte ragazzi, ma tu hai donato a tutti e noi che siamo iscritti al tuo canale, siamo arrivati a 100.000 iscritti, che fai a noi? Noi non ci dai niente, Toto. Cioè, il Toto farà un bel giveaway per i 100.000 iscritti. Adesso aprite bene le orecchie ragazzi, ascoltate bene quello che vi sto per dire. Giveaway sarà una Rose de Bruce nuova direttamente da Rose. Vi ho spoilerato il premio per creare un po' di acquolina, ma non vi dico le modalità, perché in un prossimo video poi spiegheremo come si partecipa al giveaway. Tutti potranno partecipare al giveaway, tutti potranno vincere questa bici, ma voi dovete aiutarmi a spingere il giveaway e far arrivare a più persone possibili che c'è questa possibilità di vincere questa bici. Ragazzi, io più di così non so cosa fare. Regalo bici all'arboretto, regalo bici a chi ne ha più bisogno, regalo bici a voi. E io non ho più bici poi. No, niente. Ragazzi, è stato un piacere anche in questo video. Buon Natale, anche se qualche giorno in ritardo. Ci vediamo alla prossima bici regalo. Ci vediamo alla prossima bici. No, ci vediamo per il giveaway, ragazzi. Bella.